Buonasera a tutti gli spettatori di TG Musica. Oggi per la serie Interviste Impossibili ci collegheremo in diretta con la signora Simone Veil. Signora Veil, buonasera. Bonsoir, madame. Bonsoir, messie dame. A cosa devo l'onore di questa intervista su argomenti musicali? L'abbiamo invitata perché volevamo sapere per quale motivo il Parlamento europeo da lei presieduto ha scelto l'inno alla gioia di Beethoven, quale suo inno rappresentativo. Rispondo molto volentieri a questa domanda e le dirò anche che la risposta è molto semplice. Vede, il progetto dell'Unione Europea è un progetto ambizioso che per essere realizzato richiede la partecipazione convinta, cosciente e attiva di tutte le popolazioni, di tutte le istituzioni che rappresentano i vari stati europei. Come le dicevo appunto, è un progetto ambizioso. Giusto, però non vedo dove vuole arrivare. È presto detto. Per essere più chiara, le dirò che quando ci ponemmo il problema di scegliere un inno che rappresentasse l'Unione Europea, indirizzammo subito la nostra attenzione verso le sinfonie, composizioni molto complesse, che per la loro esecuzione richiedono anch'esse la partecipazione convinta, cosciente, attiva e capace di varie categorie di esecutori. Bene, fra tutte le sinfonie che prendemmo in esame, la nona di Beethoven ci colpì subito, non solo per la sua bellezza, ma anche per la complessità della sua struttura, per la presenza della voce, oltre che degli strumenti, per la grandiosità del coro che la conclude. È vero, è una cosa veramente eccezionale, grandiosa, anch'io credo. Mi lasci finire. Tutto questo, e sto parlando in particolare dell'ultimo tempo, del famoso Inno alla Gioia, è costruito con un'idea musicale semplicissima, basata su 5 note soltanto. 5 note però che da sole bastano dare significativa vita musicale alla famosa Ode di Schiller. Un'idea semplicissima dunque per una composizione che coinvolge nella sua realizzazione moltissime persone. È stupendo! Vede, l'idea dell'Unione Europea è anch'essa un'idea semplicissima di per sé, ma complessa e difficile nella sua concretizzazione. Quale musica meglio di questa poteva rappresentare questo ideale politico? A titolo personale posso aggiungere che ora nel vedere questi giovani pronti ad eseguire questa musica, una musica capace di metterli in contatto diretto con i ragazzi di tutti i paesi europei, sono commossa, è meraviglioso. Ringraziamo la signora Veil per averci concesso gentilmente questa intervista. Ora passiamo all'esecuzione del brano Inno alla Gioia di Beethoven. Buon ascolto. Tanto, specialmente in certi punti, no? In certi passaggi di questo spettacolo. Uno spettacolo che io non immaginavo così complesso e in certi punti veramente molto, molto interessante, soprattutto là dove permette di conoscere che dentro di voi c'è un mare di energia che cerca di farsi luce, di essere incanalata in queste cose. No, io in certi punti vi dico che mi sono proprio commossa, perché ho detto, guarda, questi ragazzi così giovani, così sani,
così felici e non sappiamo che cosa ci riserva il futuro. E insomma, pensieri che vengono a una vecchia signora come me. E comunque vi ringrazio tanto, ragazzi, e naturalmente voglio complimentarmi moltissimo col professor Santolini, che credo abbia fatto... Per il momento mi complimento perché siete stati anche molto bravi e vi saluto e vi dico che aspetto una vostra esibizione un'altra volta, vorrò proprio vedervi con piacere. Vi ringrazio. Seguirà il balletto della ragazza di terza, Elisa Rocchi, Isabella Chiotti, Mancini Laura e Bizzocchi Pamela. Touch them up and go.